3-3 dell'Egnago alla fine, ma che sofferenza e quante azioni determinate da errori difensivi della difesa biancazzurra, lo dirà alla fine anche Mister Rossi, tanto il gol del vantaggio del Kras Lepen, Ranić libero in area di rigore con la difesa dell'Egnago che si cerca di giustificare reciprocamente, ma è chiaro che prendere un gol così nell'area, in piena area di rigore legnaghese, è un peccato. 1-0 Kras Lepen al nono, al minuto 47 c'è un angolo, c'è Zogar lasciato, dimenticato, libero il secondo palo, che ha tutto il tempo per piazzarsi la palla sul piede buono e mettere alle spalle di Miletic per la seconda volta. Legnago che non si dà mai domo, e questa è una nota sicuramente positiva. La testa del centravanti ex Mantova Rivi colpisce il palo, la base del palo, palla e azione poi che sfuma, ripresa con Legnago ancora pericoloso con Rivi. Attenzione alla giocata, prima questo rimpallo e poi ancora il bel traversone di Fatale che permette a Rivi di colpire palla, traversa e poi palla che entra in campo, azione che sfuma. Fioretti, Daniele Fioretti, ottavo di gioco, lui ex Mantova, area di rigore e la palla vagante viene colpita di collo pieno da Daniele Fioretti che riduce lo svantaggio 2-1 all'ottavo della ripresa. Passano 4 minuti e Kras Lepen però sembra gelare le speranze del Legnago. Nezevic riesce a trovare il pertugio buono dopo questa palla respinta indietro da parte del Legnago, ancora una disattenzione difensiva, in questo caso di ripiegamento dell'attacco legnaghese. La palla alla fine arriva a Knezevic che trova 12° di gioco del secondo tempo, il varco per il 3-1. 3-2 di Farinazzo. Un bel gol tra palo e portiere. Sul primo palo ci prova Farinazzo e trova la giocata vincente. Farinazzo ben servito da Fongioc, il numero 4 del Legnago. E poi attenzione al gol del 3 pari. C'è ancora Daniele Fioretti su calcio d'angolo di Nicola Valente. Ma non è finita perché sia Legnago che Kras Lepen hanno qualche chance ancora da giocarsi. Legnago pericoloso in questo caso. Attenzione qui, è reclamato fallo di mano di un giocatore del Kras Lepen, a mio modo di vedere, anche se da così lontano il fallo di mano non è netto, ma è stranetto. Qui il direttore di gara dice al numero 4 del Kras Lepen di alzarsi perché la caduta è sembrata veramente un crollo fatale, quindi con un accenno anche di simulazione finisce Legnago in avanti con una bella giocata, un bel colpo di testa di Adriano, colpo di testa centrale, niente da fare, para bene l'ex Budicin, 3-3. Giusto il pareggio? Per la mole di gioco sono assolutamente insoddisfatto del pareggio, per come si era messa sono molto felice. Qualche amnesia difensiva, 3 gol anche oggi. Beh, il terzo non lo vorrei neanche analizzare perché la modalità del terzo è un po' particolare. Il guardalinea è su con la bandierina alzata, l'arbitro ha rinnegato la segnalazione, ha fatto continuare e hanno fatto gol. I primi due sono frutto di una scarsa comunicazione fra i miei due ragazzi e il secondo abbiamo ciccato una palla è defluita sul secondo palo e hanno fatto gol. Però penso che era veramente penalizzante moralmente essere sotto il 2-0 dopo quello che si è visto sul campo e soprattutto per quello che hanno fatto nel secondo tempo. Allora, i due attaccanti Rivi e Fioretti del Mantova hanno fatto la differenza oggi, ma Legnago poteva vincere. Sì, beh, sicuramente abbiamo fatto una buona partita. Nonostante abbiamo chiuso il primo tempo in svantaggio, nella ripresa siamo riusciti a venirne fuori. Abbiamo prima pareggiato, poi siamo tornati sotto e alla fine al 3-3 potevamo anche, abbiamo avuto anche l'occasione del 4-3, ma non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti.